Festeggia Milojko Spajić, 35 anni, leader di Europe Now, il partito europeista che ha vinto le elezioni di domenica in Montenegro. Ha ottenuto quasi il 26% dei voti, superando la coalizione del Partito Democratico dei Socialisti al 23%. Il modesto vantaggio ottenuto renderà complicata la formazione di un nuovo esecutivo, ma Spajić ha già dichiarato che il suo governo sarà molto europeista con l'obiettivo dell'ingresso nell'Unione Europea. Il Montenegro gira dunque un'altra pagina di storia dopo che Milos Djukanovic ha perso le elezioni presidenziali d'aprile e si è dimesso dopo 3 decenni al potere. Queste elezioni sono state caratterizzate dalla più bassa affluenza alle urne in Montenegro dall'inizio degli anni 90. The Europe Now movement has won some 26% of the votes in the Montenegro snap parliamentary election, while Democratic Party of Socialists came in second with around 23% according to the local pollster. This election day was marked with the lowest turnout since the introduction of the multi-party system in the country in the beginning of the 90s. The State Election Commission is expected to announce the final results in the coming days. The vote comes after Milo Djukanovic, the former leader of the DPS, lost the presidential election in April and stepped down after 3 decades in power. Leader of the Europe Now movement, Milojko Spajić, expects the new government to be formed quickly, but the local analysts think this will not be an easy task. Stefan Goranović, Euronews, Podgorica, Montenegro.